Motore, lo devo dire io. Jerry, io lo devo dire motore. Allora. Ok, dai, riproviamo. Mi stai facendo un po' arrabbiare. Dai, rifacciamo. Vai. Allora. Brix, prima attore per un minuto, motore. Attore per un minuto. Freaks, siamo qui per la presentazione anche dal giornale, ovviamente. Freaks, le persone avranno la possibilità di avere un minuto di tempo per raccontare la loro ricetta preferita. Un antipasto, un primo, un secondo, un contorno, quello che vogliono, e vinceranno una cena per due persone qui da Italy. Oh. Perfect. Mi hai tolto l'inquadratura, Frank, sono io. Una ricetta semplice ma spero originale. E involtini, rucola e parmigiano. Risotto alla borragine. Una colazione tipica americana. Risotto, vongole e fragole. È il vincitore di Attori per un minuto. E chi è Frank? Lo so io. What's the Frank? Alice Faraudello. Buondì, vi devo raccontare di una ricetta proprio buona, come me la faceva la mia nonna. È una ricetta veramente ottima, è proprio una ricetta piemontese. Sono i persi pien, sono delle pesche ripiene con l'amaretto. Sento già il profumino. Allora, immaginate di avere delle belle pesche grandi, di riempirle con una cremina favolosa fatta con quegli amaretti che la mia nonna amava tanto. E poi ci dovete aggiungere le uova ben sbattute, un pochino di cioccolata e un tantinello di quello zucchero di canna grezzo del quale sento già un ottimo profumino. 180 gradi è la temperatura del forno per mettere a cuocere le buonissime pesche ripiene che faceva la mia nonna.